La prima domanda, rispetto ad aprile, che differenza hai trovato? Allora, sicuramente la differenza è stata innanzitutto purtroppo ci sono stati più ricoveri, quindi abbiamo molti più pazienti all'interno della terapia intensiva, sia nel reparto del terzo piano dove era dedicato solo al Covid, dove ho incontrato molti più pazienti, ahimè in molti con problemi appunto di respirazione. Rispetto ad aprile questo dato un po' mi ha allarmato, infatti inizialmente ero un po', l'ho vissuto un po' in modo negativo, ho fatto anche più fatica rispetto alla prima volta. La prima volta ero impreparato, non sapevo cosa mi stesse accadendo, non sapevo entrato da quella porta cosa trovavo. Questa volta invece ero già pronto, eppure ho fatto molta fatica e non è stato facile entrare e vedere questa situazione. Situazione anche da parte degli infermieri molto più, sì, è vero, molto più preparati rispetto ad aprile, però dall'altra parte devo dire che anche molto più stanchi, molto più agitati, perché comunque la situazione è delicata. In linea di massima di che età stiamo parlando? Ha incontrato un po' di tutto o in prevalenza anziani? Allora, in prevalenza anziani, però devo dire che c'è anche un bel numero di giovani. Giovani intendo comunque dai 35 ai 45 anni. Due casi li ho visti in terapia intensiva, mentre nel reparto Covid invece ho visto qualche giovane in più. Anche questa è una differenza rispetto a quello che era ad aprile, okay? Che avevo visto perennemente solo anziani.